Oreste Granillo da Andrea Ripepi e Federico Lamberti. Ancora Forgione, prova a sfondare sulla corsia il cross al centro a cercare la testa di Tiboni, non ci arriva, torna sul pallone comunque De Marco che recupera un ottimo pallone, riceve anche gli applausi del Granillo, prova a ripartire la regina, lo fa con Corso, carrozza il velo di Lavrendi, continua ad attaccare sempre su questa corsia la regina, ancora capitan Lavrendi, cerca l'imbucato, il cross a cercare Oggiano e la regina è in vantaggio, 1-0 per la regina, solita capriola per Oggiano. Amaranto in vantaggio al primo vero affondo, ma che grande azione, bisogna ammetterlo. Viene messo giù, lascia correre il direttore di gara, ancora l'inserimento di De Zai che viene circondato in tirata di rigore. Attenzione, Siracusa, tutto solo, il pareggio di Davide Baiocco, il gol dell'ex. Ma cosa ha fatto De Zai? Il merito di questo pareggio è tutto suo. Ancora capitan Lavrendi, viene subito aggredito, si libera bene del pallone, torna su Carrozza, a spazio Carrozza, poi serve De Marco, ancora De Marco, prova ad andare via, serve Tiboni, ha il problema di girarsi, ancora Tiboni, cerca la conclusione, Tiboni, palo, e la palla in rete, e la palla in rete, regina in vantaggio, si sblocca finalmente Christian Tiboni, lo fa proprio sotto la curva sud, regina in vantaggio, ci voleva questo gol. Si sta innervosendo la gara per ovvi motivi, perché il tempo sta per scadere e Siracusa non vuole dar la vinta alla regina, ma la regina non ci sta a perdere terreno rispetto a questo risultato acquisito. Uno come Dado Cucinotti ci vuole come in campo anche per ristabilire la parità fisica, perché forse nei centimetri il Siracusa ha qualcosa in più rispetto alla squadra Amaranto in questo momento in campo, quindi Danilo è uno di quelli che ci mette anima, cuore e soprattutto i muscoli. Perde un bruttissimo pallone Roselli, attenzione, il cross al centro e il pareggio del Siracusa al 40esimo, 2-2. Paga la regina l'errore stavolta di Roselli, pareggio dunque del Siracusa con numero 19 se non sbaglio Giovanni Ricciardo. Non ci voleva. Ribadisco il punteggio, regina Siracusa finisce 2-2.